ed esaminare e portare a sintesi quelli che sono stati i risultati, ma anche per guardare avanti, perché sicuramente nelle intenzioni dei protagonisti, dei proponenti, c'è proprio quello di non fermarsi qua. Grazie ai buoni, positivi, vantaggiosi risultati, che anche in termini scientifici, ma di questo parleranno i nostri ospiti, si sono avuti dopo questi anni di sperimentazione, è bene anche, ripeto, creare le condizioni, gettare le premesse per sviluppare ulteriormente i progetti che poi possono essere a questo agganciati. Anche perché si può considerare un progetto pilota da poter replicare però anche non troppo lontano da dove ci troviamo, quindi nello stesso territorio comprensoriale del lago Trasimeno ci sono altri ambienti, altri luoghi, altre realtà dove questa metodologia sicuramente può essere applicata, e quindi oggi può essere anche questa l'occasione per incontrarsi, confrontarsi e appunto gettare semi per nuove esperienze. Dicevo prima, quando abbiamo introdotto anche la pubblicazione che ci è stata presentata, che quello di cui parliamo oggi è un po' il risultato di un felice incontro. A me piace interpretarlo in questo modo: il felice incontro tra Trasimeno, che è questo particolare innovativo museo ospitato all'interno di questo bellissimo palazzo storico. È un museo innovativo perché intanto è proprio di recente costituzione, perché è nato appena nel 2016, però già con delle idee proprio che guardavano avanti, nuove, nel senso che non è tanto, non vuole essere tanto, di questo poi Daniele in particolare ci parlerà, oltre che Cinzia, non vuole essere un semplice contenitore che conserva. Tant'è che all'interno di questo museo, cioè della Banca della Memoria del Trasimeno, sì, si trovano degli oggetti, ma soprattutto si trovano le tracce di ricordi, di memorie, di saperi. Uno di questi saperi, che è quello artigianale del tessile, grazie anche alla disponibilità di un'abile tessitrice che qui opera, qui vive, che è Monica, che poi conosceremo, è stato possibile, non solo grazie a lei, ma anche con il suo concorso, andare incontro alle esigenze terapeutiche e riabilitative di alcuni pazienti, alcuni utenti del centro di salute mentale del Trasimeno. Qui allora è giustificata la presenza della USLA, Umbria 1, è giustificata la presenza del direttore del centro di salute mentale, che è il dottor Gianfranco Salierno, oltre che sì, della USLA, sì, in questo paese, che poi avremo modo di ascoltare. E dicevo, ha incontrato le esigenze riabilitative. Perché? Perché questi ragazzi, un gruppo scelto naturalmente da chi si occupa di loro, per a più riprese, quindi stiamo parlando di un progetto spalmato su più mesi e su più anni, ed è per questo che oggi ci troviamo anche più largo di fila, perché non siamo all'inizio, ma siamo già un pezzo avanti del percorso, sono stati coinvolti in questi laboratori, che non sono da considerare semplicemente laboratori manuali in cui si dà libero sfogo alla creatività, alla questa espressione corporea, ma proprio sono veramente stati dei laboratori artigianali a tutti gli effetti, perché appunto c'era la guida di questa esperta con le competenze adeguate. E allora, che cosa è venuto fuori, che risultati si sono avuti, di questo parleremo oggi, e poi avremo modo anche di vederli fisicamente, i prodotti, alcuni dei prodotti di questo percorso, perché poi la giornata sarà conclusa, come dicevo prima, è da questo momento che passeremo insieme, trascorreremo insieme all'esterno di palazzo, che è il defile di moda durante le Cinzia Verni. Allora, io intanto procedo con i saluti, sì, molto velocemente, scusate se ho occupato troppo tempo, saluti, come dire, generalmente si dicono istituzionali, intanto di Giacomo Chiodini, che è il presidente dell'Unione dei Comuni. Allora, dicevo che si ha l'intenzione appunto di, in futuro, di replicare, di agganciarci, di collaborare con altre realtà che lo consentiranno all'interno di questo territorio. Non a caso, tra l'altro, l'Unione dei Comuni ha sede qua, al piano superiore rispetto a dove ci troviamo adesso. Poi il sociale è un ambito che proprio, no, su questo terreno, oltre che su altri, si misura anche la capacità dei comuni di collaborare.
lavorare e unire le proprie forze. Allora, ecco, intanto a te la parola, Giacomo. Sì, bravissima, ringraziando Elena che ha ben introdotto questa giornata. Sarà sicuramente interessante sentire i due antropologi, perché insomma in qualche modo entrano al dentro, e poi farà sicuramente piacere sentire il dottor Salerno sui 40 anni della legge Battaglia. Saluto ovviamente Roberta Veltrini e il dottor Parise. Con il dottor Salerno c'è una vicinanza anche fisica, perché se la sede dell'Unione è qua a Paciano, proprio qui c'è il Consiglio dell'Unione, la sede, diciamo, della nostra ASL, quindi anche del Centro di Salute Mentale, invece a Magione, dove una volta il Comune aveva alcuni uffici che poi adesso via via ha dismesso, in accordo proprio con l'ASL, proprio anche per ampliare gli spazi da destinare a questa tipologia di servizio. È un servizio per la comunità tutta, è un servizio di cui dobbiamo andare orgogliosi, e questo tipo di lavoro di frontiera, di esperimenti di frontiera, ci servono veramente per cercare di ampliare la gamma di possibilità che vengono date alle persone, alle famiglie e a coloro che per diversi motivi si trovano in una fase di difficoltà e di rinascita, se vogliamo. Quindi ecco, l'occasione secondo me è interessantissima, perché la terapia occupazionale, insomma, è un modo per sicuramente migliorare le condizioni delle persone. Quindi io non aggiungo altro, dico semplicemente che l'Unione ovviamente è a disposizione di queste iniziative e intende sostenerle. Gli 8 comuni sono 8 comuni che hanno insieme il sociale ma anche il sanitario, quindi la collaborazione è massima. Forti saluti, dopo lo farà anche la vice sindaco di Paciano, del sindaco di Paciano Bardelli, che è felicemente in viaggio di nozze, quindi giustamente lo sostituiamo io e lei, e quindi dopo saluti anche l'amministratore di amministrazione di Paciano. Grazie a tutti e buon proseguimento. Il progetto di questa portata ha avuto bisogno intanto di idee buone, senz'altro, quindi di capacità progettuali e anche di gestione, ma naturalmente tutto quello che si vuole mettere in campo bisogna anche di un motore anche di tipo economico, quindi bisogna ringraziare, bisogna essere riconoscenti in questa sede anche oltre che alla voce della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, che ha supportato con risorse importanti e questo progetto. Oggi la Fondazione è rappresentata da Michela Sciurba, e quindi ecco a lei la parola. Buonasera a tutti, io sono Michela Sciurpa e sono nel comitato di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Permettetemi di ringraziarvi per l'invito a nome del presidente Giampiero Bianconi, che oggi mi ha affidato il compito di rappresentare la Fondazione Cassa di Risparmio in questo importante incontro, e permettetemi di leggere due righe di riflessione da parte della Fondazione e anche di ringraziamento al lavoro che state svolgendo. L'aspetto che ci preme sottolineare è che questo momento di incontro è l'esito finale di un percorso che si è potuto concretizzare solo grazie all'impegno e alla collaborazione di una rete di soggetti: la cooperativa Frontiera Lavoro, attuatrice dell'iniziativa, il Centro Salute Mentale del Trasimeno Augusto Umbria 1, il Comune di Paciano e tutti gli artigiani, le associazioni e i cittadini che a vario titolo hanno interagito con i destinatari del progetto, dando loro supporto sotto il profilo assistenziale, trasferendo loro saperi e tradizioni legati al nostro artigianato. Ciascuno ha messo a disposizione le proprie competenze, ha offerto il proprio contributo medico, tecnico, scientifico, ma anche e soprattutto umano, per la realizzazione di un'iniziativa che è riuscita a coinvolgere l'intera comunità. È un messaggio importante quello che stiamo trasmettendo, perché testimonia l'apertura e la sensibilità di un territorio che contro ogni pregiudizio si è unito nel sostenere l'inclusione sociale e lavorativa di persone in difficoltà. Queste persone hanno avuto così la possibilità di intraprendere un percorso terapeutico riabilitativo come soggetti attivi e si sono confrontate con attività pratiche in laboratorio per migliorare le funzioni cognitive, le capacità di azione e nel contempo per stimolare le capacità socio-emotive e la conquista di un'autonomia personale nella vita quotidiana. La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha sempre avuto un'attenzione particolare per le persone in difficoltà
in un momento come quello che stiamo attraversando, in cui il disagio sociale, economico e lavorativo si fa sentire a volte molto pesantemente, la Fondazione ha scelto di rafforzare il proprio sostegno nei confronti delle categorie più deboli. Con l'introduzione di nuovi bandi a tema, ad esempio, gli organi della Fondazione hanno concordato l'apertura di un bando straordinario da 2 milioni di euro indirizzato al welfare di comunità, così da incentivare l'attivazione di azioni di sistema che attraverso il coinvolgimento di enti del terzo settore saranno in grado di intercettare i bisogni non sempre facilmente individuabili. Inoltre la Fondazione ha finanziato un ulteriore bando finalizzato a sostenere progetti per l'inclusione occupazionale dei diversamente abili, nella consapevolezza che l'impossibilità di accedere ad un lavoro significa impedire, quantomeno rallentare, processi di guarigione che l'attività lavorativa aiuta a concretizzare. Siamo convinti che da queste e da molte altre